Buongiorno a tutti, intanto grazie per essere qui e un grazie sentito alla nostra regione, al nostro governatore, gli assessori che sono presenti, intanto per aver organizzato questa iniziativa a Senigallia. Saluto il segretario generale della CGIL, ci fa piacere che per la prima volta viene nella nostra città, riserviamo un luogo indubbiamente di eccezione su scala nazionale. Questa cosa che vede il segretario da lì o è il ponte di una nave oppure la rotonda mare di Senigallia, non ci sono altre opzioni in questa nazione. E io ringrazio il governatore per aver deciso di individuare a Senigallia questa iniziativa che ha un riverbero ovviamente nazionale e può rappresentare un momento di grande riflessione su un tema delicato. Intanto saluto il nostro caro vescovo che è arrivato che interviene, perché noi veniamo da un momento di particolare difficoltà. Siamo come presidente siamo stati alluvionati, ma abbiamo avuto la città messa in una dura prova, ma come potete vedere quasi in maniera sorprendente noi ci ritroviamo nelle condizioni ante 3 di maggio. E allora lo dico oggi, è la prima volta che mi capita. Siamo con lo stato di emergenza dichiarato, con delle risorse individuate, e tutto questo è accaduto in meno di 60 giorni, no, assessore? Quindi auspicavamo che ci fosse una particolare attenzione su Senigallia e sul territorio, perché avevamo dimostrato che l'Italia non è fatta solo del Mose, non è solo l'Expo, non sono le tristi esperienze dell'Aquila, ma qui c'è un'Italia che può rappresentare un segno di innovazione, di capacità, di impresa, di buona amministrazione. Buona amministrazione che si sa relazionare, buone amministrazioni che si confrontano e che in sinergia, come è stato con la nostra regione, con la nostra provincia, qui rappresentata dalla nostra presidente Patrizia Casagrande, e un asse istituzionale formale che ha funzionato con i nostri parlamentari e i ministri che si sono succeduti in questa città, che hanno dimostrato che gli impegni ancora hanno un loro significato, che la buona politica passa attraverso verifiche, passa attraverso propulsioni, ma passa, e vedo l'odorini e saluto, a impegni che il governo si assume e che si traducono in fatti. E allora un convegno è un momento di riflessione, come diceva il dottor Talarico prima, che parte da un'indagine, un approfondimento sui decreti e poi le norme che hanno delineato scenari in campo della liberalizzazione del commercio totalmente nuove. Questa è una nazione che per decenni è rimasta congelata con situazioni di privilegio, con situazioni, saluto il vescovo di Ancona che arriva e ringrazio Cesco Menichelli per la presenza. Diciamo una nazione che è rimasta congelata e che ha fatto delle rendite di posizione per troppo tempo una sua modalità della gestione del commercio. Poi con il 114 del decreto Bersani e successivamente con i provvedimenti Monti del Salva Italia sono arrivate situazioni sconvolgenti per quel tipo di impostazione. È ovvio che ci ha cambiato le nostre modalità, ha aperto scenari che hanno un'incidenza nella gestione
non solo dell'azienda, ma nel rapporto con i lavoratori, nel rapporto con la società e il mutamento delle relazioni stesse. E allora penso, Presidente, che sia opportuno capire che cosa ha voluto, cosa ha significato le liberalizzazioni, se sono state occasioni di occupazione, se sono state occasioni di maggiore concorrenza o se sono state occasioni anche di apporti vantaggiosi per il cittadino consumatore o se hanno determinato spesso delle sperequazioni sul piano della concorrenza, se hanno determinato situazioni che portano ad improvvisarsi sul piano dell'imprenditoria e che creano concorrenza spesso sleale. E allora io penso che una riflessione in questa città, che in questa regione che fa del commercio, del turismo il suo segno che la caratterizzerà nel futuro, penso che sia opportuno verificare. Intanto sui dati, e allora è stata anche questa una buona intuizione da parte della nostra regione, capire che non bastano le linee di principio, non bastano semplicemente verificare e confrontarsi su quello che accade, ma bisogna confrontarsi sui numeri. E allora oggi nell'incontro che andremo ad approfondire penso che sia questa una grande opportunità per tutti. Presidente, buon lavoro, grazie per questo momento di approfondimento e spero e confido che ci possano essere quei processi e non sono ossimori, di liberalizzazione coordinata e liberalizzazione gestita per evitare delle distorsioni del mercato che, alle quali oggi con i provvedimenti che sono stati assunti purtroppo qualche volta ne dobbiamo prendere. Grazie, buon lavoro a tutti.